Ieri è divampata l'indignazione per l'incendio messo in piedi dagli haters di Francesco Sole, che ha distrutto completamente l'auto del giocatore del Sassuolo, Davide Biondini, danneggiando, segnatevi questa parola, anche l'auto di Francesco Sole. La logica infatti vuole che se io intendo ammazzare una persona, andrò a mirare con il mio fucile di precisione al cartello pubblicitario o al bidone dell'immondizia che gli sta accanto, così magari il proiettile rimbalzerà e colpirà anche la vittima che ho scelto. Avremmo il genio dei sicari tra le mani. Peccato, appunto, che le fiamme siano partite, secondo quanto emerso dopo i primi accertamenti, dalla Range Rover del giocatore del Sassuolo, per un semplice problema dell'auto, danneggiando solo in seguito, mi ripeto, anche la BMW di Francesco Sole e un Fiat Fiorino parcheggiati ai lati della macchina di Biondini. Francesco Sole, naturalmente, prima di aspettare l'esito delle indagini, forse addirittura prima di chiamare le forze dell'ordine, essendo questa la logica che impera ultimamente, ha scritto un bel post su Facebook di cui riporto alcune parti, così per rendere l'idea. Mia madre, per l'ennesima volta, mi ha chiamato in lacrime, preoccupata, dicendomi che questa notte mi avevano fatto esplodere sotto il mio ufficio la macchina. Nel mio cercare di essere forte, oggi mi chiedo, perché? È giusto che oggi un ventenne italiano del cazzo, che pubblica post-it e selfie in cui augura a tutti il buongiorno la mattina, si ritrovi a svegliarsi con la macchina in fiamme e la paura di rimanere online. Dopo queste perle così profonde, vi riporto inoltre la frase di Facchinetti, sempre su Facebook, ormai la patria degli imbecilli. Come avrete letto sulla sua pagina Facebook, oggi qualcuno ha dato fuoco alla macchina di Francesco Sole. Parentesi deviata, eh sì, Facebook è proprio il luogo giusto dove trovare notizie attendibili. Vorrei essere qui a dirvi che la cosa mi ha stupito, e invece no, ho visto che aria tirava da un po', ho visto l'odio che si gonfiava con i suoi successi, ho visto quante ne ha sopportate col sorriso nell'ultimo anno, e questa, in fondo, c'era da aspettarsela. Anch'io, caro Facchinetti, non sono stupito, perché mi aspetto sempre dei coglioni che parlano a sproposito, senza prima fare i dovuti accertamenti, sparando sentenze alla cazzo di cane, in un pressapochismo e con un'arroganza che è tipica di questo paese di idioti, dove tutti, con l'atteggiamento di un uomo vissuto, che la sa lunga, fanno gaffe a ripetizione. Certo che la notizia sia fondata o meno non è importante, visto che la cosa rilevante è far parlare di sé. E per molti questa notizia non verrà mai conosciuta per ciò che è realmente, cioè come un banale problema alla macchina di un giocatore del Sassuolo, ma nella versione distorta e manipolata fatta partire all'istante sui social, cioè come attentato da parte di un hater di Francesco Sole. Un saluto, amici deviati, e mi raccomando, se vi sta antipatico un vicino, parcheggiate accanto a lui, poi date fuoco alla vostra auto e vedrete che risultati. La mattina sarà disperato vedendo il cofano bruciacchiato. Beh, per quanto riguarda la vostra auto, ne sarà comunque valsa la pena. Un piano perfetto, vero? Ciao!